radio, WhatsApp, che canzone è questa che la voglio usare stasera a Tiki Taka, abbiamo un po' di interviste esclusive proprio da Frosinone. Beh, insomma, è clamoroso. Io avevo fatto lo storico, Andrea Gallagher, dello storico Juve Frosinone del 2006, no? L'anno della Serie B della Juve, che finì, se non sbaglio, 2-0, e se non sbaglio quel giorno l'esordio di Marchisio in Serie B con la Juve, se non sbaglio, eh. Non vorrei dire fesserie, però insomma. Senti, però se stasera tiki-taka metti questa canzone, la balli con Melissa Satta, ritmo di ballo liscio, Va bene, mica male, sono anche un po' le sonorità di Melissa queste, anche le mie. Sì, certo, certamente. Ma dicevi. No, io credo che fu sicuramente la partita del gol storico di Del Piero. Quella del 2006, quella di ieri è stata in qualche modo storica, ma quella fu la partita del 200° di Del Piero con la maglia della Juve. Quella di ieri è stata una partita pazzesca perché il primo punto in Serie A conquistato sul campo teoricamente più difficile è qualcosa di veramente incredibile. Frosinone non aveva fatto male nelle primissime uscite dal punto di vista del gioco, aveva messo in difficoltà il Torino la prima giornata, poi aveva perso la partita per un po' di, secondo me, così di ingenuità ancora. Contro il Bologna lo sappiamo benissimo, non ha demeritato, ha colpito due pali, due traverse. Contro la Roma ha fatto una buona partita, insomma erano mancati i punti, era mancata la possibilità di sbloccarsi. Adesso c'è questo Frosinone-Empoli che arriva lunedì ed è possibile che cominci un nuovo tipo di percorso, un po' anche come per il Carpi, perché anche il Carpi insomma è penultimo in classifica, però sicuramente qualche torto arbitrale c'è stato, si è lamentato dell'arbitraggio di Carpi Inter e Carpi Fiorentina, quindi insomma sta facendo, secondo me non sta facendo male, c'è meno distanza di quella che Gavetto, può non sta facendo sembrare. Gavetto. Esatto. Allora, prima di Antonio da Bergamo, Biagio da Napoli, Marco da Biella che sono in linea, sentiamo invece cosa ha detto sull'altro fronte Massimiliano Allegri, che torna sulla graticola, non sempre più, ma torna sulla graticola, io credo, dopo questo passo falso casalingo. Allegri. Poi ci sono le stagioni in cui calcio d'angolo al 92esimo non succede niente e finisce fuori. Quest'anno con l'Udinese al 78esimo prende gol e oggi sul calcio d'angolo prende gol. Il problema non è tanto, oltre che prendere gol, il problema è che Frosinone non deve tirare il calcio d'angolo perché noi al 90esimo abbiamo il calcio d'angolo al nostro favore, in 3 secondi battiamo, tiriamo e ci rimettiamo a posto. Ma Genova è stata la stessa roba, a Genova abbiamo finito la partita con 50% di possesso uguale a Genova, 11 contro 10, continuavamo a forzare le giocate. In una partita di calcio le giocate si devono forzare quando vanno forzate, non si possono sempre forzare perché altrimenti diventiamo una squadra che può vincere e può perdere con tutto. In questo momento noi siamo questi. Così Allegri, Antonio Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo Antonio, semplicemente dire una buongiorno. cosa. Buongiorno, buongiorno. Volevo semplicemente dire una cosa su Felipe Melo. Mi pare che goda un po' di immunità, nel senso di dire che lo vedo bello deciso, come dice lui, e se ne vanta, ma i falli li fa realmente. Vedi Pazzini ieri, vedi nel derby, insomma, un po' qua e là. Se gli stessi falli li avesse fatti Balotelli, era con Corona da Tommasi. Punto. Con Corona da Tommasi non è male. Felipe Melo non gioca certamente un calcio morbido, no? Il suo bravo cartellino giallo lo becca sempre. Certamente non finirà in campo tutte le partite, ma in questo momento è il giocatore cardine dell'Inter e anche un po' il grillo parlante dell'Inter, Pardo. Sì, è un po' l'icona. Guarda, l'altra sera un grande interista come Bonolis ha preciso la domanda, ha detto che il giocatore simbolo in questo momento è Felipe Melo. Viaggio da Napoli, però prima sentiamo Garcia, un altro dei grandi imputati di questa giornata e di questo momento. È vero che se giochiamo così a tutte le prossime partite ne vinceremo tante. Complimenti al loro portiere, Viviano ha fatto una grande gara, ma non è che eravamo già contenti con un pareggio, già con un pareggio e con una partita così eravamo dispiaciuti, allora con una sconfitta, ma la sconfitta viene da colpa nostra, perché su delle piccole errori difensive. Esempio, la barriera. Forse non lo so, la barriera, devo rivedere questa cosa, ma anche la punizione concessa, che era possibile fare differentemente.